Tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video. Allora, migliore amica, ogni volta che vado da lei mi riempie di mascara, ma stavolta mi ha dato un bocciato per quanto riguarda uno struccante, perché dice che è olio puro, ma proprio uno strucca, solo unge praticamente. E allora voglio provarlo oggi. Questo make-up da oggi pomeriggio, infatti ho cenato con una mega insalatona, essendoci olio è un po' andato via. Avevo quello di She Glam, il rossetto, quelli di questa linea qui, il mio era IK. Comunque ho portato una bacinella con dell'acqua, sperando che non faccia danni. Vado con il mio fidato puff a immergerlo. Lo strizzo bene bene e vado a pochino a inumidire il viso e ora vado a spruzzare. Ha un profumo non troppo piacevole. Per ora sta struccando, però sì, la pelle è molto molto oleosa. Comunque, con un prodotto solo fate anche la doppia detersione, perché infatti la ditta labbra se la mangia completamente. Risciacquo. Ne rimetto un altro po'. Tantissimo, perché è venuta la tosse, perché è rimasta nell'aria. Andiamo sul mascara e i glitter, vediamo un po'. Vedete, percepite la luminosità della pelle?
proprio olio. Così con un puff si può fare, però se si spruzza direttamente, come mi diceva Francesca, ovviamente vi unge tutti i capelli. Questo non è un mascara waterproof, è quello di Essence Viola, però non è neanche facilissimo da struccare, li sciacquo. Vedete? Sono super lucida. Quindi fatemi sapere se voi questo prodottino ce l'avete, lo usate, cosa ne pensate. Io ora che me l'ha dato lei voleva buttarlo, lo finirò, vi lascio la pelle molto idratata, però ovviamente va risciacquata. Sicuramente non lo ricomprerei, però comunque il suo lavoro lo fa. Lei mi ha detto che non struccava proprio. E niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia rilassato e come sempre vi aspetto qui al prossimo.